Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi si va alla scoperta del cloud gaming. Capiremo cos'è, come funziona, ma soprattutto se sarà davvero il futuro. Se questa è la prima volta che vi capita di vedere uno dei miei video, sappiate che in questo canale, a differenza di altri, mi piace esporre una visione un po' più generale e un po' più ampia degli argomenti che tratto. Sono dell'idea infatti che partendo da una base comune sia più semplice poi riuscire non solo a essere più chiaro, ma anche mi auguro a stimolare un ragionamento un po' più articolato. Come detto, oggi quindi si parla di cloud gaming e se vogliamo capire bene cos'è, ma soprattutto quale impatto potrebbe avere in futuro, è sicuramente importante aver chiaro in linea molto generale a quale pubblico puntano le aziende che vogliono entrare in questo segmento di mercato. Cercare di farci un'idea, anche se non particolarmente approfondita, sul pubblico a cui si rivolgono le aziende può aiutarci a comprendere meglio, alla fine del video, se e come potrà evolvere il mercato. Le macro categorie che ho voluto considerare in questo mio ragionamento sono sostanzialmente tre. Innanzitutto abbiamo il casual gamer e il gameplay gamer. Lo so, questa seconda etichetta non esiste, ma mi serve per racchiudere un concetto. In ogni caso si può definire casual gamer colui o colei che gioca solo occasionalmente per rilassarsi e divertirsi senza impegnarsi troppo. Questi giocatori sono spesso attratti da giochi semplici, accessibili e divertenti, come i puzzle game o naturalmente i giochi mobile. Non hanno una vera piattaforma di riferimento, ma tendono a preferire comunque smartphone e tablet. Anche il gameplay gamer non ha una vera e propria console di riferimento, anche se tenderei ad associarlo alle console Nintendo più che Xbox e PlayStation. Questo perché in questa categoria ho deciso di inserire quei giocatori che amano il fascino e la creatività di un gameplay fatto bene, a discapito quindi magari di una qualità visiva e tecnica di alto livello. Nintendo a mio avviso è la console per eccellenza in questo caso e l'ultimo capitolo di Zelda, su cui ho fatto anche un video qualche tempo fa, ne è un esempio lampante. Infine naturalmente non possiamo dimenticare i PC gamer, che tendenzialmente hanno un approccio più consapevole, anche perché è proprio il PC stesso che lo richiede. A differenza delle console, non è sufficiente schiacciare un pulsante e inserire un disco. Chi fa parte di questa categoria solitamente ha come obiettivo sperimentare le ultime tecnologie hardware e godere quindi di grafica e prestazioni superiori. Questi giocatori infatti investono spesso in computer abbastanza potenti e per loro la libertà di personalizzare l'esperienza è fondamentale. Ognuna di queste categorie quindi ha le sue motivazioni e preferenze. I casual gamer cercano divertimento immediato e accessibilità, i gameplay gamer invece puntano sul gameplay nudo e puro. Infine i PC gamer sono alla ricerca di prestazioni e personalizzazione. Ora che abbiamo le idee un po' più chiare direi che possiamo entrare nel vivo dell'argomento di oggi. Cos'è e come funziona il cloud gaming? Ne avevo già parlato tempo fa e in linea di massima il concetto stesso di cloud gaming è molto semplice. Come ora guardiamo in streaming film e serie TV, lo stesso vale per il gaming. Chiaramente però sono due tecnologie molto diverse. Vediamo brevemente cosa cambia quindi tra guardare un film in streaming, il semplice giocare online e giocare in cloud. Quando guardiamo un film in streaming il nostro dispositivo riceve il flusso di dati video e lo riproduce direttamente sullo schermo. Non è necessario quindi eseguire calcoli o interagire attivamente con il contenuto. La quantità di dati richiesta per lo streaming dipende principalmente dalla qualità del video e dall'audio. Se ad esempio uno streaming in HD o 4K richiede una maggiore larghezza di banda, quindi una rete internet più performante, la stessa qualità non è necessaria invece per uno streaming a definizioni più basse, in quanto sostanzialmente dobbiamo ricevere meno bit di informazioni. A parte questo però, una volta che il film inizia, la quantità di dati richiesta rimane relativamente costante nel corso di tutto il film. Se pensiamo invece ai classici giochi online, sappiamo tutti che è necessario scaricare e installare il gioco sul nostro dispositivo, che sia una console o un PC. Una volta fatto questo, anche se stiamo giocando online, il gioco viene comunque eseguito localmente, ovvero sul nostro dispositivo, e comunica con il server, sostanzialmente inviandogli i dati relativi ai nostri input, come le nostre azioni, la posizione del personaggio e le interazioni con l'ambiente di gioco. Questi dati vengono elaborati e poi comunicati agli altri giocatori, affinché quello che noi facciamo nella nostra partita sia riprodotto allo stesso modo anche per gli altri. In termini quantitativi questi dati sono relativamente pochi, tanto che generalmente sono addirittura inferiori rispetto a quelli per lo streaming di un film. Infine, se parliamo di cloud gaming, le cose cambiano parecchio. Invece di essere eseguito sul nostro dispositivo, il gioco viene eseguito su server remoti e solo la componente video viene trasmessa in streaming al nostro dispositivo. E considerato che il gioco viene eseguito in tempo reale, per poter essere riprodotto in modo accurato e fluido rispetto ad un semplice streaming è necessaria una maggiore larghezza di banda, in entrambe le direzioni. Sì, perché non solo stiamo ricevendo lo streaming del video, ma stiamo anche inviando i nostri input al server. Risulta evidente quindi che, a differenza del semplice streaming o del classico gioco online, il cloud gaming necessiti di alcuni requisiti molto specifici. I più importanti sono sostanzialmente due, uno per parte. Innanzitutto, se parliamo dal nostro punto di vista, quindi dell'utente, l'unico vero requisito fondamentale, oltre ovviamente ad avere un dispositivo compatibile, è una connessione internet di buon livello, almeno 15-20 megabit al secondo. Come abbiamo detto poco fa, una buona larghezza di banda è necessaria non solo per poter riprodurre il gioco in modo fluido, ma anche per scongiurare il pericolo numero uno per i gamer, ovvero il temibile e odiato input lag, abbreviato semplicemente in lag. Si tratta sostanzialmente del ritardo tra gli input del giocatore e la risposta del gioco. Mentre guardiamo uno streaming di una serie TV, il ritardo di un secondo o due tra la pressione del pulsante play e l'inizio della riproduzione è pressoché ininfluente, potremmo addirittura nemmeno farci caso. A differenza invece del gioco online, che sia quello classico o che sia in cloud, dove i tempi di risposta sono fondamentali. Se premiamo un pulsante per eseguire un'azione, dobbiamo aspettare che l'input venga trasmesso ai server e che il gioco ci risponda di conseguenza. Pensate di sparare ad un nemico, passa un secondo, il nemico si è spostato e solo in quel momento l'arma spara effettivamente. Credo sia superfluo dire quanto possa essere frustrante, ed è per questo quindi che avere una buona connessione è l'unico vero requisito fondamentale per poter giocare in cloud. Se però ci spostiamo dall'altra parte, ovvero nel cosiddetto lato server, il secondo requisito fondamentale, che però dipende appunto dalle aziende e non da noi direttamente, è l'utilizzo di potenti server remoti per eseguire i giochi, cosa che invece non capita per esempio nello streaming di contenuti video. Questi server quindi devono essere in grado di gestire l'elaborazione grafica e computazionale richiesta dai giochi moderni, il che richiede una potenza di elaborazione remota di un certo livello. Negli Stati Uniti è attivo il servizio Luna di Amazon, ma non sembra particolarmente interessante, anche perché finché non arriva qui da noi è impossibile testarlo. Anche Google ha tentato di lanciare un servizio di cloud gaming, chiamato Stadia, e nonostante fosse tecnologicamente valido, hanno commesso importanti errori nella posizione di mercato e nell'offerta, tanto gravi che hanno portato alla chiusura definitiva del servizio all'inizio di quest'anno. Di fatto quindi ora come ora gli unici servizi attivi nel nostro paese sono due, GeForce Now di Nvidia e Xbox Cloud Gaming. Scopriamoli! Senza perderci tra i vari piani di abbonamento, in linea di massima i due servizi si differenziano sia per la struttura dell'offerta in sé, sia per la tecnologia che offrono. Per quanto riguarda GeForce Now, è una piattaforma che si rivolge principalmente all'utenza PC. È possibile giocare a tutti i propri giochi, indipendentemente che siano stati acquistati su Steam, Epic Games o altri store, ma l'importante è che siano compatibili con il servizio di Nvidia. Nonostante sia possibile utilizzare il servizio da PC, da smartphone e anche da browser Edge, quindi di fatto anche su Xbox, è difficile che un utente di questa piattaforma abbia dei giochi acquistati su Steam, anzi forse non sa nemmeno cosa sia. In ogni caso, le macchine che fanno girare i giochi in remoto sono sostanzialmente dei computer, e nel migliore dei casi riescono a riprodurre giochi anche ad una risoluzione di 4K. Se parliamo invece di Xbox, l'offerta è diversa e si rivolge ad una platea decisamente più ampia. A differenza di GeForce Now, infatti, per poter giocare in cloud non è necessario possedere i giochi, di conseguenza chiunque può abbonarsi al servizio, che abbia una console, un PC o anche solo uno smartphone. Anzi, la possibilità stessa di giocare in cloud è inclusa nel Game Pass in versione Ultimate, che ad un prezzo fisso permette di giocare a tutti i titoli del catalogo, un po' come se fosse Netflix ma per i videogiochi. A differenza di Nvidia, però, cambiano anche le macchine che fanno girare i giochi. Vengono utilizzate infatti direttamente delle Xbox Series X, con uno streaming limitato però alla risoluzione Full HD. Abbiamo visto cos'è il cloud gaming, quali sono le sue caratteristiche e quali servizi possiamo utilizzare. Ma ancora non abbiamo parlato del perché. Finora abbiamo sempre giocato allo stesso modo, che sia una console o un PC, ma comunque sempre con una piattaforma fisica. Scopriamo invece quali vantaggi ha giocare in cloud. Per prima cosa, giocare in cloud vuol dire flessibilità. Vuoi provare un gioco? Lo avvii e in meno di un minuto lo stai già giocando. Sei in vacanza e non ti sei portato la console o il PC? Nessun problema, ti connetti con lo smartphone tramite il wifi e, come prima, avvii quello che vuoi. Se rispettiamo quindi l'unico requisito di cui abbiamo parlato finora, quindi una buona rete, i vantaggi sono veramente tantissimi. Come detto prima, ci possono essere dei compromessi in funzione del servizio scelto. Per esempio, chi usa il cloud di Microsoft e una TV 4K non la sfrutterà mai del tutto, visto che il servizio viene erogato al massimo in Full HD. Oppure io stesso, che possiedo un PC con schermo 2K, quando gioco in cloud ho una qualità inferiore, però per i vantaggi che offre è del tutto trascurabile. Giocare in cloud inoltre vuol dire non dover più acquistare costose console o aggiornare ogni 2 o 3 anni la scheda video o il processore del proprio PC. Possiamo accedere ai giochi da qualsiasi dispositivo con una connessione internet e, per lo stesso motivo, non dobbiamo nemmeno più preoccuparci dei tempi di download e installazione, poiché tutto avviene sostanzialmente in diretta. Quando acquistiamo un gioco la prima cosa da fare è sempre scaricare patch e aggiornamenti. Magari abbiamo solo un paio d'ore e nemmeno lo spazio necessario sull'hard disk. Far spazio per un gioco nuovo o anche solo per scaricarne tutti gli aggiornamenti quindi può essere per alcuni veramente fastidioso. Con il cloud questi problemi sono solo un ricordo, abbiamo sempre e comunque l'ultima versione sempre pronta e che non occupa nemmeno spazio sulla console o sul PC. Inoltre il cloud gaming può essere una soluzione per chi possiede un dispositivo un po' vecchiotto e che quindi non potrebbe supportare i giochi di ultima generazione. E non è finita qui. Se io sono un giocatore PC ma voglio giocare con i miei amici che però hanno Xbox e il titolo non supporta il crossplay, ovvero la possibilità di giocare tra piattaforme diverse, o addirittura non è nemmeno uscito per PC, il cloud gaming è l'unica soluzione. Come abbiamo detto prima, le macchine che fanno girare i giochi sono delle Xbox Series X, per cui tramite il cloud è come se io non fossi più un utente PC, ma possedessi come loro un Xbox. Quindi il cloud gaming è la soluzione definitiva? Forse. Prima abbiamo parlato delle 3 categorie in cui, come giocatori, ci possiamo identificare. Proviamo a capire quindi per ognuna se il cloud può essere una buona alternativa. Prendiamo la categoria dei PC gamer, di cui io stesso faccio parte. Abbiamo detto che vogliamo sempre godere di grafica e prestazioni superiori, e che aspiriamo sempre all'esperienza migliore, anche se spesso rischiamo di avere molti sbattimenti in più rispetto ai console gamer. Per noi, quindi, una buona opzione potrebbe essere quella di Nvidia, con i suoi PC ultra performanti dotati di schede video di ultima generazione. E se invece vogliamo giocare con gli amici su Xbox, come ho detto prima, anche se con una minima perdita di definizione, possiamo sfruttare il Game Pass di Xbox senza per forza dover acquistare una console. Se invece pensiamo ai casual gamer, beh, nonostante io non usi molto il telefono per giocare, ho potuto sperimentare che giocare in cloud sotto rete 5G è decisamente fattibile. Sì, tralasciando alcuni giochi competitivi che siano di corse o sparatutto che risentono molto dell'input lag, molti altri giochi sono stati invece una grande sorpresa. D'accordo, il 5G non è ancora troppo diffuso e per qualcuno giocare i classici giochi da smartphone potrebbe ancora essere preferibile, però in futuro, con la diffusione di reti sempre più veloci e stabili, sono sicuro che il cloud gaming aumenterà sempre di più la sua popolarità. Infine, il discorso che abbiamo fatto finora lo si può applicare anche ai gameplay gamer, che anzi, grazie al cloud, potranno sperimentare anche tanti altri giochi che magari sulla loro console non sono disponibili. Se pensiamo ai giocatori Nintendo, in un futuro in cui il Game Pass arriverà anche su Switch, potrebbero avere accesso ad un enorme catalogo di giochi, a cui non hanno mai potuto accedere a causa delle limitazioni tecniche della console. Insomma, ormai avrete capito quanto io sia un forte sostenitore del cloud gaming. È innegabile che sia una tecnologia che con il tempo potrebbe davvero diventare insostituibile, principalmente per la comodità e la libertà che offre. Fermo restando che in Italia la qualità della rete non è ancora tale da permettere una diffusione troppo massiccia, a mio avviso il cloud gaming è già ora, ma lo sarà ancora di più in futuro, una possibilità valida e concreta per tanti di noi. Magari per molti anni sarà solo un'alternativa alle classiche console, ma se continua ad evolvere ancora, prima o poi potrebbe diventare lo strumento principale per accedere ai nostri cari e amati videogiochi. Come ho già detto in un altro video, chi ce lo fa fare di spendere centinaia di euro per console e giochi, quando con un semplice abbonamento da 15-20 euro potremmo giocare a tutto quello che vogliamo, ovunque vogliamo. Voi che ne dite? È un futuro che vi sembra possibile? Vi piacerebbe? Ditemi la vostra nei commenti, sono veramente molto curioso di leggere le vostre opinioni. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un like per supportare il mio lavoro, iscrivervi se non l'avete già fatto e naturalmente condividere il video con chi volete. Noi ci vediamo come sempre al prossimo, ciao!